Allora, per BC Sport, qui BC Sport, Massimo Ghirotto. Massimo, un piacere di averti sui nostri canali. Hai seguito la tappa in moto come sempre e ti chiediamo, ma era davvero da partire a Verbier? Beh, insomma, è una domanda impegnativa e si cerca sempre di dare delle interpretazioni a questo punto, no? Credo che c'è stata un po' di confusione, onestamente, perché se ieri la difficoltà era quella della discesa di Croix de Coeur, stamattina è emerso che non era quello il problema, ma il brutto tempo. Associazione Corridori Internazionale, rappresentata da Salvato, piuttosto che organizzatore, piuttosto che presidente di giuria, hanno valutato di prendere questa decisione. Francamente è discutibile, perché io che ho fatto la tappa in parte in macchina, quando sono passato sotto il tunnel del San Bernardo, dall'altra parte c'era addirittura anche il sole. Quindi difficile dare una risposta definitiva. Credo che a volte bisognerebbe anche usare un po' il buon senso, ma francamente oggi, insomma, si poteva anche correre. Guarda Massimo, noi poco fa abbiamo parlato con Damiano Caruso, che è molto nervoso, ci ha detto: noi però ieri sera avevamo delle informazioni meteo diverse da quelle di stamani, non crocifiggeteci perché prendiamo acqua da 2 settimane, perché comunque sul percorso ci sono stati anche più di un tifoso che ha fischiato e si è un po' arrabbiato. Sì, e li abbiamo visti anche noi, questi tifosi che erano un po' arrabbiati su questo aspetto, ma d'altronde i corridori, io parlo da ex, è un po' l'anello debole, c'è poco da fare e vanno anche aiutati a prendere delle decisioni, e chi deve aiutarli è questo sindacato internazionale, no? Che dovrebbe avere degli strumenti più precisi per valutare se è da partire oppure se non è da partire, oppure se è da fare una parte della tappa. Chiaramente capiamo le ragioni di Caruso, perché c'è tanto ancora da percorrere al giro, e allora mi verrebbe da dire che se oggi la tappa prende un voto negativo, aspettiamo prima di fare un voto generale su quello che sarà il finale del giro, perché c'è ancora tanto da percorrere, ci sono ancora tante salite e credo che a questo punto i corridori avranno la possibilità di dire la sua sul campo, sulle salite, dando battaglia e cercando di mettere alle spalle magari qualcosa che non è stato proprio bello. Massimo, ultima domanda: nel ciclismo ci sono sempre state, specialmente al Giro d'Italia, le giornate epiche. Perché una volta non succedevano quello che è successo oggi, o succedeva molto raramente? Le tappe epiche una volta si facevano, oggi succede un po' più di rado. Beh, io mi ricordo una tappa epica che è stata quella del Gavia, per esempio, che dove si ricorda ancora oggi. È chiaro che quella è stata veramente un'estremità che a quel punto, a oggi, probabilmente non si correrebbe, no? Perché quando c'è questo protocollo dove si va sotto i 4 gradi più o meno, adesso io non lo conosco di preciso, dove c'è vento, c'è pioggia, ci sono questi parametri che non sono ben chiari, però l'interpretazione è quello che conta. Evidentemente questa miglioria, che è vero, è giusto che ci sia un sindacato, è giusto che i corridori abbiano la sua parola, ma vanno messo dei paletti più precisi, perché se altrimenti si rischia di creare questi precedenti che poi fanno mal di pancia ai tifosi, a magari anche agli sponsor, agli organizzatori stessi, e si fa sempre tutti un po' una figuretta, insomma, non bella. Perfetto Massimo, grazie e buon Giro d'Italia. Grazie a te.